Bla bla, gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non volete perdere altri video del genere, se non volete perdere soprattutto vlog, unboxing, recensioni e tante altre cose carine. Oggi, ragazzi, come avete potuto leggere dal titolo, andremo a parlare di miglioramenti che ho notato facendomi del giorno e se effettivamente ci sono stati o meno. Quindi andremo ad analizzare con YouTube Studio quelli che sono stati gli ultimi 25 giorni rispetto ai 25 giorni precedenti, in cui appunto ho caricato un video al giorno, e vedremo se effettivamente il fatto di caricare un video al giorno abbia portato a qualche giovamento sul mio canale oppure no. Quindi, prima di iniziare, vi invito nuovamente a lasciare un bel mi piace e un commento qua sotto per farmi sapere che cosa ne pensate e iscrivervi al canale. Direi di iniziare subito. Perfetto, eccoci qua su YouTube Studio e adesso andremo a vedere le analytics nel dettaglio. Allora, come potete ben vedere, qua nel periodo blu, diciamo, nel lato blu ho selezionato gli ultimi 25 giorni, mentre nel lato viola ho selezionato i 25 giorni precedenti. Quindi, per la precisione, per il periodo viola, il periodo che va dal 1 dicembre al 25 dicembre, quando appunto ho portato video tutti i giorni, perché io dal 1 dicembre al 25 dicembre ho caricato un video al giorno, mentre di qua dal 26 dicembre al 19 gennaio ho selezionato l'ultimo periodo in cui non ho caricato un video al giorno, bensì ho ricominciato con la pubblicazione effettiva di due video a settimana. E quindi adesso vediamo se effettivamente quel periodo dei 25 giorni in cui caricavo tutti i giorni mi ha portato giovamenti e mi ha portato magari a più iscritti, più visualizzazioni rispetto al periodo in cui ho ricominciato a pubblicare solo due video a settimana. Come possiamo ben vedere, qua abbiamo i video che hanno fatto più visualizzazioni in entrambi i periodi, come per esempio i video dei bot Telegram. Come vedete, nel grafico blu, che sarebbe il periodo di adesso, è sempre più alto rispetto al periodo precedente in cui ho pubblicato un video al giorno. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che così su due piedi sembra che caricare un video al giorno appunto non abbia dato nessun giovamento, anzi in realtà ha fatto peggio. Se noi invece di visualizzazioni per video andiamo a vedere invece il tempo di visualizzazioni, vediamo anche qua che questo ultimo periodo è meglio rispetto al periodo in cui ho caricato un video al giorno. Quindi praticamente è come se avessi sprecato tempo, diciamo. Ovviamente in tutto ciò stiamo sempre parlando dei video che sono stati più visti. Parlando a livello di iscritti, abbiamo una prevalenza dell'ultimo periodo. Nell'ultimo periodo si sono iscritte molte più persone rispetto a quelle che si sono iscritte nel periodo precedente. Ma questi sono solo i dati relativi ai video più visti, quindi video che continuano a macinare views, anche se ormai sono usciti parecchi mesi fa. Andando infatti a scendere sotto, qua abbiamo sempre la metrica degli iscritti attivi e possiamo vedere le differenze in questi due periodi. Nell'ultimo periodo ho fatto 51 iscritti, mentre quando ho caricato un video al giorno ho fatto 43 iscritti. Quindi a livello di iscritti, caricare un video al giorno non mi ha portato a nessun giovamento, perché comunque ho fatto più iscritti in questo periodo in cui porto due video a settimana che in quello prima. A livello di visualizzazioni, stessa cosa, ho fatto più visualizzazioni in questo periodo in cui porto due video a settimana che nel periodo precedente che ho caricato un video al giorno. Adesso passiamo alle entrate. Come potete vedere, nelle entrate c'è un cambiamento. Infatti, per quanto riguarda le entrate, come potete vedere, prevale il periodo viola, quindi il periodo precedente in cui ho caricato un video al giorno. Perché effettivamente, caricando più video, anche se magari hai pochi iscritti, quegli iscritti che si guardano sempre i tuoi video ovviamente andranno a vedere le pubblicità e quindi è più probabile che tu vada a guadagnare di più. Infatti nell'ultimo periodo ho guadagnato 11,60€, mentre nel periodo precedente ho guadagnato ben 16,16€. Tra l'altro, se volete il video approfondito sulle mie entrate, su come funziona, su quanto sto guadagnando, lo trovate nelle i in alto a destra, che non so mai se sono di qua o di qua, ma va bene. Quindi possiamo arrivare alla conclusione che fare un video al giorno non porti giovamenti a livello di visualizzazioni e di iscritti, ma porti un giovamento a livello di entrate. Perché giustamente caricando più video le persone andranno a vedersi quei video e quindi ci saranno più possibilità di avere degli annunci e quindi avere visualizzazioni monetizzate. Ma adesso, al di fuori di tutto quello che abbiamo visto adesso con i grafici, vorrei parlarvi di quella che è la mia opinione personale al riguardo. Anche perché poi su tutto il discorso delle visualizzazioni, ore di visualizzazione e iscritti, ci sarebbe tutto un discorso a parte da fare.
Quindi non è il caso di questo video perché, come sapete, i fattori, tutti questi fattori sono dei fattori che dipendono molto dal tipo di video che caricate, dal tipo di contenuto che portate e così via. Quindi è normale che magari in un periodo in cui hai caricato un video al giorno ci possono essere meno iscritti e meno visualizzazioni rispetto a un periodo in cui magari carichi 2 video a settimana. Però ci sono alcuni motivi per cui magari caricare un video al giorno potrebbe essere veramente utile e adesso ne andremo a parlare. Se seguite YouTube da un po' di tempo avrete sicuramente sentito parlare da numerosi creator della SEO, ovvero dell'ottimizzazione per la ricerca. Cos'è questa famosa SEO? Ve lo spiego in breve. Praticamente la SEO è tutta la parte che riguarda l'ottimizzazione dei video per quanto riguarda la miniatura, il titolo e i tag nel video. Quindi più ottimizzati saranno questi parametri per il vostro video e più probabilità avrà il vostro video di crescere nei risultati di ricerca e quindi di conseguenza fare visualizzazioni. Ora, mettiamo caso che voi abbiate un canale tutto ottimizzato, quindi ogni video che caricate è ottimizzato al meglio delle vostre possibilità, sia per quanto riguarda il titolo, sia per quanto riguarda la miniatura e sia per quanto riguarda anche i risultati di ricerca. Quindi siete al top dei risultati di ricerca, diciamo. O almeno al potenziale di quello che potreste essere. Bene, adesso qual è il punto? Il punto è che ovviamente il vostro video non esploderà subito, a meno che voi non abbiate un canale già avviato, perché il vostro video può essere ottimizzato quanto volete voi, ma se non raggiungerà prima un certo numero di persone, ovviamente non salirà mai nella classifica dei video per visualizzazioni. Quindi il vostro scopo qual è? Il vostro scopo nel caricare un video è quello di cercare di ottimizzarlo al meglio, avere una buona qualità, avere un buon intrattenimento in modo da far rimanere le persone attaccate al vostro video. Quindi una volta fatto ciò e una volta aver ottimizzato il vostro video, lo avrete caricato. Il problema principale però è che l'esplosione di un video può avvenire anche dopo diversi mesi. Quindi se voi caricate un video oggi non è detto che domani sia esploso, ma magari può avvenire come è successo con me per i bot di Telegram che può esplodere dopo anche 1, 2, 3 mesi. Ovviamente poi dipende molto dal tipo di video. Quindi la questione del caricare un video al giorno non è utile per fare visual subito, ma è utile nel momento in cui voi state cercando di far esplodere i vostri video. Perché se voi in quel video al giorno che caricate portate argomenti interessanti, portate delle cose, cercate che alla gente potrebbe interessare, ovviamente capite che avendo caricato più di un video avrete la possibilità maggiore di finire in tendenza e quindi finire nei risultati di ricerca e di conseguenza avere visualizzazioni ai vostri video. Però ovviamente caricare un video al giorno non vuol dire abbassare la qualità, ma dovete tenere comunque uno standard di qualità elevato, cosa che io invece non ho fatto durante il mio caricamento giornaliero. Infatti, durante quel periodo la qualità dei miei video comunque si è abbassata e comunque non portavo dei contenuti interessanti, anche perché comunque con tutte le restrizioni del caso non era nemmeno possibile uscire e quindi facevo molta fatica a trovare delle idee convenienti e interessanti per i video. Quindi diciamo che è stato un po' un fiasco quel periodo, però comunque uno di quei video mi è esploso, il video in cui vi parlo sempre di un bot di Telegram per guardare film e serie TV. Se ancora non avete visto il video, ovviamente ve lo lascio nelle i in alto a destra e vi invito ad andarlo a vedere. Quindi, come vi ho detto, caricare un video al giorno è utile nel momento in cui voi avete già un'idea vincente, già un sacco di idee vincenti in realtà, e già sapete che potete ottimizzare al meglio quei video, e quindi sapete che potete cercare di farli rankare nei risultati di ricerca. Quindi, caricare un video al giorno vi servirà appunto per avere più probabilità che vi esploda un video e quindi avere più probabilità che poi la gente, andando a vedere quel video e vedendo che voi comunque siete costanti nei caricamenti e magari in quel periodo avete portato un video al giorno sempre interessante, magari anche collegato agli altri, avrete lo scopo di crescere. Ovviamente non è una cosa che succede di sicuro, non è una cosa facile. Ed è una cosa che richiede tantissimo tempo, ma è una cosa che se fatta bene vi può dare davvero una mano. Infatti io la maggior parte degli iscritti che ho comunque li ho fatti grazie ai video di Telegram, ai video di Instagram e a tutti quei video che vedete virali sul mio canale. Se infatti se andate a fare la ricerca per visualizzazioni andrete a vedere che
Quei video comunque hanno tantissime visualizzazioni in più rispetto ai video che carico normalmente. Ad esempio, che ne so, un vlog magari ha 500 visualizzazioni, mentre il video di Telegram ha 20.000 e passa visualizzazioni, quindi capite che c'è una bella differenza. Questa cosa di seguire trend, però, e di far esplodere i video potrebbe avere anche un lato negativo, perché se voi fate un video per farlo esplodere, ma il contenuto di quel video non vi piace, ovviamente capite che magari la gente potrebbe iscriversi anche solo per quei tipi di video. E quindi se voi non ne porterete altri in futuro, vi ritroverete con degli iscritti inattivi. Quindi il mio consiglio è quello di avere comunque un piano. Quindi sì, fare dei video che possono esplodere, ma comunque portare anche video che vi piacciono. È per questo che io non carico video tutti i giorni di Telegram, perché se caricassi video tutti i giorni di Telegram avrei molte più possibilità di esplodere e di crescere, ma in realtà andrei a fare una cosa che in realtà non voglio portare avanti solo facendo quello, cioè non voglio portare avanti un canale incentrato solo sui bot di Telegram, perché comunque, come sapete, su YouTube a me piace parlare di tutto, piace parlare delle mie passioni, di quello che mi piace fare, di quello che faccio, e vorrei anche portarvi viaggi quando ovviamente si potrà tornare a viaggiare. Ora però direi che è proprio arrivato il momento di concludere questo video, perché altrimenti andrà avanti all'infinito e non vogliamo che succeda ciò. Se questo tipo di video vi è piaciuto e magari vorreste vedere altri video del genere in futuro, in cui magari vado a confrontare diversi periodi del mio canale, o vi vado a dare consigli, vi faccio vedere magari video che hanno fatto più visual o queste cose del genere, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, anche lasciando un bel mi piace. Quindi, in conclusione dei fatti, qual è il mio consiglio? Il mio consiglio è quello di fare video che vi piacciono, in primis, e poi caricare ogni tanto dei video che secondo voi possono esplodere. Per cercare e trovare video che possono esplodere ci sono tanti strumenti, ma non è il caso di questo video, non ne andremo a parlare adesso. Ovviamente, se volete avere più possibilità di esplodere, magari potete caricare un video al giorno, ma sempre avendo uno standard di qualità elevato o comunque uguale a quello degli altri video che avete caricato e soprattutto dedicando lo stesso tempo che dedicavate prima o magari raddoppiandolo. Fatemi sapere anche la vostra, se secondo voi conviene caricare un video al giorno o se secondo voi è meglio caricare di meno ma con qualità più elevata e magari fare solo contenuti che siete sicuri che possano esplodere. Io già vi ho detto la mia riguardo, penso che vadano bene i contenuti che sappiamo che possono esplodere, ma che bisogna caricare anche contenuti che ci piacciono. Se riusciamo a trovare la combinazione tra le due, sarebbe la cosa perfetta, quindi fare contenuti che esplodono ma che al contempo ci piacciono. E niente, io penso proprio che comunque porterò altri video del genere, perché secondo me può essere davvero interessante e utile. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, vi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo prossimamente nei prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!